quello che le donne non dicono. Segreti, verità e pensieri più nascosti dell'universo femminile. Psicologa, psicoterapeuta, terapista di coppia, sessuologa, chi più ne ha più ne metta, la nostra dottoressa Serenella Salomoni, che potete scoprire 7 giorni su 7, 24 ore su 24 dal suo sito www.serenellasalomoni.it, dal quale avete accesso ai video del canale YouTube, ai podcast dei suoi tanti interventi radiofonici, i suoi molti articoli e anche i tanti contatti per parlare con lei, oppure ve l'ascoltate il martedì qua. Bentornata dottoressa. Grazie, buonasera a tutti, buonasera Luca. Oggi l'argomento è dopo San Valentino, ma un San Valentino diverso. Sì, forse, chissà, dipende un po' da noi, no? Il fatto di organizzarci un San Valentino diverso, fare qualche sorpresa o stupire, oppure lasciar perdere. Cioè, io credo che sia quel tipo di giorno che non deve dare angoscia, ansia o cose di questo genere, ecco, ma risvegliare dei sentimenti e risvegliare il piacere, ecco, ma non soltanto per la coppia. Io credo che sia importante anche nel senso di sentimenti per le persone che ci sono vicine, per quelli che ci vogliono bene. Potrebbe essere una spinta per fare qualcosa che non abbiamo mai fatto verso qualcuno che è tanto tempo che non vediamo, che non sentiamo, che in maniera particolare. Ecco, questo è una, dottoressa, una chiave di lettura davvero molto interessante, perché spesso ci si lamenta innanzitutto chi non è in coppia che non può festeggiarla, oppure chi magari è in situazioni particolari di coppia. Invece l'amore va anche oltre la coppia, può essere il momento di chiamare quel cugino che non si sente mai, di andare a trovare il genitore che si vede raramente. Ci sta, mi piace la festa degli innamorati, ma uno può essere innamorato anche del proprio genitore. Ma in effetti è una festa più che altro legata all'affettività, no? Al volersi bene, quindi è una festa che è legata ai rapporti sentimentali, ma anche alle amicizie, ai rapporti d'amore, ma anche a delle relazioni sentimentali che magari hanno solo il significato di intimità. Non è detto che debbano essere per forza circondati dall'erotico o dalla coppia. Come abbiamo detto tante altre volte, ci sono anche delle coppie che magari proprio attraverso problemi che possono avere non hanno questo tipo di situazione. Difatti io ho avuto delle coppie che vengono da me perché hanno magari dei problemi nel loro rapporto, che mi dicono ma adesso San Valentino diventa problematico per loro, perché devono affrontare ancora di più il loro problema. Infatti c'era un messaggio quando noi abbiamo annunciato questo tema, che è arrivato qualche ora fa ma non scade, 334-922-9505, in cui non so se dire il tuo nome, quindi poi faccelo sapere. Io nel frattempo uso l'anonimato perché il tema è particolare, quindi rispetto certo. Questa cosa, e non sono convinto di questa festa perché mi sento sempre obbligato a fare sesso anche quando non voglio, ed è un uomo. Insomma, adesso voi ometti e avete i vostri problemi, devo dire, perché abbiamo delle situazioni dove appunto ci possono essere anche gli uomini che hanno poco desiderio. Io spesso ho delle coppie dove lui dice ma sì, io poi non è che abbia tutta questa voglia di farlo in continuazione o di farlo sempre quando lei vuole. Una volta era quasi... No, anzi sempre il contrario. Certo. Adesso invece anche l'uomo ha dei tempi, o forse ha degli altri interessi oltre a quello, no? Che una volta sembrava quasi che un uomo dovesse dimostrare di essere uomo solo attraverso il rapporto sessuale, ma così come una donna, e questo succede anche tutt'oggi, spesso il femminile che è un femminile magari molto insicuro si lamenta perché dice io se non sono desiderata, se lui non mi dimostra questo desiderio, vuol dire che non sono abbastanza bella, che non sono abbastanza non riesco a smuovere quel sentimento di seduzione che dice che io sono una donna importante, una donna dal punto di vista estetico bello, ma specialmente che muove il desiderio. Ecco, questo
succede spesso, così come succede quando io ho delle coppie particolari come possono essere quelle dei matrimoni bianchi, dove non c'è, c'è un sesso ma che non è legato al rapporto completo, per sì. cui tutti e due vanno in crisi perché lui dice: ma come mai non riesco ad ottenere questo, lei non mi vuole abbastanza bene, lei non è abbastanza legata a me. Invece sono dei problemi che dobbiamo risolvere dal punto di vista psicologico e insieme. Ecco, questo è un tema molto particolare perché io ne so poco, non ho nessuna esperienza diretta, ma non solo personale, ma proprio anche per sentito dire. Invece lei, dottoressa, che è in questo settore, ci dice che è un problema più comune di quanto si possa immaginare? Sì, ma sì, Luca, anche perché ad esempio si creano questi problemi, noi non pensiamo che al giorno d'oggi ci siano ad esempio delle coppie che vogliono a tutt'oggi, proprio per un senso religioso, arrivare al matrimonio senza aver avuto rapporti sessuali completi. Questo significa che qualcuna di queste coppie, me la sono ritrovata poi con dei problemi, perché è come se aspettassero chissà che cosa dal rapporto. Per cui lui da un lato va in ansia perché deve dare una performance e lei va in ansia per la stessa ragione, e quindi poi dopo magari lei comincia a soffrire di vaginismo e lui comincia a soffrire magari di deficit erettivi, e questo solo dovuto al fatto che devo dimostrare qualche cosa, e magari purtroppo non ammettono questo, e le assicuro che vengono da me dopo 2, 3, 4 anni, 5 anni, anche 11. Oh, mamma mia. Ne ho avuta una anche dopo 20, per cui intendo dire, prima ci decidiamo a capire quali sono sotto le ragioni psicologiche di qualche cosa, e forse meglio comincia a funzionare la coppia, perché se non ci parliamo e non diciamo quello che sta succedendo, così come al giorno d'oggi ci sono delle coppie, caro Luca, che vengono, come lei ben sa, si formano attraverso le app degli incontri, sì. E quindi molto spesso sono delle coppie che hanno dei problemi, perché quando tu ti unisci in questa maniera non sempre la persona che incontri è quella che tu pensi che sia. Ecco, questo è interessante perché abbiamo praticamente il giorno di San Valentino dato i due estremi, no? della sessualità, quella che, che parte forse un po' troppo in sordina e quindi poi ha difficoltà a entrare a giro, e quella che esagera dall'altro punto di vista. Devo dire che avevo letto anche di uno studio, e questo sì che è esperienza sulla mia pelle, le generazioni 80 e 90 invece sono cresciute con tantissima pornografia, e poi quando hanno iniziato ad avere una propria vita sessuale è stato difficile perché rapportavamo tutto alla classica trama da film porno. No, ma difatti, guarda, io proprio ho avuto 2 giorni fa un mio paziente, un ragazzo giovane, che appunto ha delle problematiche con la sua ragazza, dei deficit erettivi, e alla fine mi ha detto: sa, dottoressa, tutto questo si è anche creato perché io da ragazzino logicamente frequentavo i siti porno, per cui si confronta, l'uomo spesso si confronta, anche la donna, ma forse per la donna è meno importante, mentre per l'uomo confrontarsi con l'attore porno significa che tutti dovrebbero arrivare a quei livelli di cosa che uno non è vero, due essendo un filmato o una foto chiaramente viene tutto falsato, però in un ragazzo giovane tutto questo crea ansia, crea problemi. E poi crea anche quello che non oso nemmeno cominciare a relazionarmi, proprio perché ho trovato anche degli uomini che mi dicevano: io sì, esco magari con questa ragazza, cominciamo un po', mi piace, appena comincia a piacermi un po' di più io mi tiro indietro perché dopo devo dare prova di questo di più. Scappo. Quindi dobbiamo prima lavorare molto bene sull'autostima, sulla testa di queste persone, la parte psicologica, per riuscire a renderli diciamo così sicuri da poter anche affrontare l'altro, la relazione. E nelle app la relazione viene eliminata logicamente, certo. Perché nell'app tu fai tanti incontri, sono più facili, non hai bisogno di dimostrare niente, però poi quando arriva il dunque, lì la tua identità deve uscire.
e molto spesso non è così, oppure ci sono delle fake news, delle identità che non sono vere. Dottoressa, le fanno questo, io l'ho trovato. Dottoressa, le fanno un po' di auguri di San Valentino, chi più, chi grazie, vi ho, un po' di ascoltatori, e devo dire che c'è invece una domanda più particolare che riporto, non perché gli auguri valgano di meno, perché siete in tanti, la domanda è: ma quindi se questa sera passiamo una serata dolce e non si fa sesso, non si arrabbia nessuno? Sicuramente noi no. No, anzi, devo dire che al giorno d'oggi forse è meglio così. Mi ha fatto molto effetto, l'altro giorno ho sentito alla radio una signora sposata ormai da, parlava di 45-50 anni, quindi sicuramente da tanto tempo, e lei raccontava che il marito ogni San Valentino le ha fatto una sorpresa, e lei teneva queste sorprese, no? Perché una volta, non so, gli ha regalato il coniglietto, una volta gli ha regalato, ma una volta si è fatto trovare nudo in camera con davanti un grande fiocco che lei dopo tanti anni ha conservato. Quindi intendo dire, ci sono anche delle cose chiamiamole forse anche banali, ma che per la coppia hanno un grande valore. Questa donna era molto felice di poter raccontare come il marito pensava a tutto ciò e organizzava una serata particolare. Sì, è vero, devo dire, a completezza ovviamente del quadro e non a confronto, che io ho visto anche delle coppie in cui San Valentino diventava quasi uno sfoggio di spettacolo, non di vita reale, in cui la donna si aspettava questi mazzi clamorosi al ristorante, quasi spesso non ricambiati perché lei era il gentil sesso. L'ho sempre trovato un po' un'esagerazione, no? Perché o è un amore di coppia, certo, oppure non lo so, i compleanni sono diversi, questa in teoria è la festa della coppia. Certo che sì, quindi dovrebbe essere ogni coppia dovrebbe avere il suo angolo di San Valentino, nel senso che se tu hai nella tua coppia in quel momento un problema particolare, che potrebbe essere dal più banale, non so, si lamenta sempre che non l'aiuto in casa, dico una cosa qualsiasi, cosa che molto spesso invece la dottoressa le donne dicono alle telecamere a casa mia. Sì, prego. e quindi magari gli fai una sorpresa, che gli fai trovare, non so, il cassetto delle posate perfettamente in ordine, la libreria con tutti i libri spolverati, qualche cosa, insomma, che dia l'idea che ho pensato a te in questo giorno, vedi, ti do ragione in effetti, poi dopo magari continuo un po' a fare quello che voglio, però intanto per quel giorno lì ho dato l'idea che sei importante, perché in effetti quella è la cosa, quello, no? È il messaggio, fa sentire l'altro importante. Va bene, noi, sì. Io ho il terrore di pensare al San Valentino che sta passando Fedez, visto le notizie che girano in rete, non ce ne occupiamo. Dottoressa, la ringrazio, noi ci sentiamo tra una settimana. Quelli ma io... saranno un po' affari loro, no? Sì, saranno affari loro. Per una volta saranno affari loro e non di tutta la nazione. Vi ricordo che la dottoressa torna tra una settimana, ma voi potete contattarla in qualsiasi altro momento attraverso il sito www.serenellasalomoni.it. Grazie, dottoressa. Sì, certo. Volevo dirle, Luca, sì, che mi hanno scritto, se volete, la settimana prossima possiamo parlare, che mi hanno scritto di se potevamo parlare di quella che viene chiamata la sindrome di Diogene, che adesso fanno tanti reality su questa sindrome d'accumulo, no? Cioè le persone che accumulano tanta roba in casa, no? Sì. Sono degli accumulatori seriali, quindi se ai nostri ascoltatori interessa, se non ci sono altre notizie, possiamo anche parlare di questo. Perfetto. Vediamo. Perfetto, mi sembra un argomento interessante. Grazie, buona settimana. Buona settimana a voi e buon San Valentino, un abbraccio.